Capitolo 2, parte sesta. Ero seduto su un solitario sentiero himalayano, mentre una tribù di forse 20 uomini, molto minacciosi, si avvicinava. Portavano tridenti di ferro, addobbati con teschi umani. Ognuno di loro ne portava uno come una bandiera in processione. Dai capelli arruffati fino ai piedi nudi, avevano il corpo coperto da una spessa coltre di cenere e portavano al collo fili di Rudraksha. Sulla fronte avevano le tre linee, simbolo del dio Shiva, e intorno alla vita portavano catene di ferro su cui erano intrecciate delle stoffe di cotone rosso brillante per coprire la regione inguinale. A parte queste stoffe, sebbene ci fosse un freddo pungente, erano completamente nudi. Alcuni non portavano neppure quella stoffa. Erano i Naga Baba. Votati al celibato a vita, i Naga spesso praticano delle tecniche tantriche per uccidere il desiderio sessuale o per trasformarlo misticamente in potere psichico. Ignorando le convenzioni sociali, molti di loro, come autodisciplina, vagano nudi. I loro capelli incolti sono uno dei modi per spostare completamente l'attenzione dal corpo, una forma di rinuncia. Le sette dei Naga Baba esistono fin dalla preistoria e alcune hanno persino combattuto come soldati contro i Mogol e i conquistatori britannici, contro i buddhisti e perfino contro altre sette di Hindu. La mia mente bruciava dal desiderio di comprendere perché alcuni scelgono una vita così austera. Raccolsi tutto il coraggio che avevo e chiesi di poter viaggiare con loro. Uno di loro, che parlava inglese, chiese agli altri. Mostrarono la loro approvazione alzando i tridenti sopra le teste, gridando «Jai Shankar!» e tirandomi per un braccio nel loro gruppo. Fui subito accolto come un fratello. Dopo aver camminato per molti chilometri, ci fermammo sulla riva di un fiume per accamparci e un sacerdote, chiamato Doni Baba, raccolse della legna e accese un fuoco sacro. Tutti i Naga Baba si sedettero attorno al fuoco. Anche io mi avvicinai e mi sedetti tra loro. Un improvviso urlo terrificante mi fece sobbalzare. Voltandomi, vidi che Doni Baba urlava arrabbiatissimo, lanciandosi verso di me con il tridente sollevato sopra la testa. I suoi occhi erano rosso fuoco. Le labbra e i muscoli gli tremavano, mentre ondeggiava il tridente sopra la mia testa. Urlando maledizioni, l'intera assemblea dei Naga mi lanciava sguardi furiosi. Ero molto confuso. Che cosa avevo fatto? La mia vita stava per finire per mano del tridente dei Naga Baba? Pregai. Uno di loro, con la faccia contorta dal disgusto, indicò i miei sandali di gomma. Me li tolsi e li gettai immediatamente nella foresta. I Naga guardavano fissi. Tutto era fermo, mentre io trattenevo il respiro. Scoppiarono in una risata di cuore e mi accolsero a sedere tra loro. La tensione si andava sciogliendo. Io feci un bel respiro di aria di montagna sedendomi sulla terra fredda, ma ero ancora abbastanza confuso. Il Naga che parlava un po' di inglese mi spiegò: «Il fuoco sacro è il nostro tempio. Non è permesso indossare scarpe». In realtà non eravamo arrabbiati. Questo è il nostro modo per insegnarti una lezione che non dimenticherai mai. Doni Baba oggi è stato molto gentile con te. Gli promisi solennemente che non avrei mai dimenticato la sua lezione. Doni Baba fece un grande sorriso. Nel centro del fuoco sacrificale piantarono un tridente con le punte verso l'alto che rappresentava Shiva. Poi, cantando dei mantra, offrirono oblazioni di burro chiarificato
e ad un certo punto della cerimonia offrirono una pipa di terracotta chiamata Cillum di fronte al loro altare. Mentre ancora recitavano i mantra, riempirono il Cillum come se fosse una cerimonia, con un tipo di marijuana chiamato ganja, e diedero l'onore di essere il primo ad un naga anziano. Lui sollevò in modo reverenziale il Cillum alla fronte e recitò degli incantesimi, prima di tirare una boccata. Poi si passarono il Cillum attorno al fuoco e ogni naga cantava dei mantra prima di fumare. Quando arrivò il mio turno, esitai. Nella mia mente rividi quel seminterrato pieno di fumo di Kandahar, in Afghanistan, dove avevo fatto una promessa al Signore. Nel modo più rispettoso possibile, declinai l'offerta. Il silenzio cadde sopra i naga. Mi fissarono con disapprovazione e scoppiarono in urla del tipo «Mahaprasad! Mahaprasad! Shankar Mahaprasad!» Il naga che parlava inglese tradusse. «Questa è la misericordia di Shiva. La devi onorare con noi. Ti aiuterà a meditare sull'infinito. Rifiutare è un'offesa che va punita». Gli altri mi fissavano come una banda che attendeva di vendicarsi. «Ho fatto voto di non assumere mai sostanze intossicanti», dissi gentilmente. Lui tradusse le mie parole ai naga e loro caddero in un lugubre silenzio. Poi uno di loro si alzò e raccolse della legna per alimentare il fuoco sacro. Si fermò e guardò verso di me, scuotendo la testa in disapprovazione. La mia mente turbinava. Forse questo fuoco diventerà la mia pira funebre? Improvvisamente tutti i naga mi sorrisero. Doni Baba mi accarezzò affettuosamente la testa, sorridendo. Rispettarono il mio voto di astenermi dalla ganja. Con mio grande sollievo, misero una pentola di ferro sul fuoco per cucinare la cena. Quando il riso e il dal furono cotti, Doni Baba ne offrì una parte al fuoco, recitando dei mantra. Tutto il cibo diventò prasad, cibo santificato, e fu servito ai naga riuniti. Quella notte dormimmo tutti vicino al fuoco e al mattino, dopo aver fatto il bagno nelle acque gelide del fiume, li guardai mentre si coprivano il corpo con le ceneri del fuoco sacro, cosa che facevano ogni volta che non c'era un crematorio vicino. Forse perché faceva molto freddo, il fuoco era il posto più frequentato. Alcuni di loro fumavano ganja, mentre altri meditavano o recitavano mantra con i loro rosari di Rudraksha. Poi, di fronte ai miei occhi, un naga anziano, seduto immobile nella posizione del loto, levitò lentamente a circa 30 centimetri di altezza dal suolo. Un altro baba vicino al fuoco fece la stessa cosa. Mi pizzicai per essere sicuro che non stavo sognando. No, ero sveglio. Stavo semplicemente in un altro mondo, un mondo di mendicanti rudi e turbolenti, distaccati da tutto ciò che non era la loro realtà. Dappertutto ci sono i fuorilegge che infrangono le leggi, e qui, ritirati nel loro nascondiglio, nella foresta, ci sono questi Nagababa che con naturalezza rompono le leggi della gravità. Sono così in armonia con le leggi della natura che sono liberi di giocare con esse a loro piacimento. Mentre i due naga fluttuavano nell'aria, mi guardai intorno per vedere le reazioni degli altri. I naga non se ne curavano. La levitazione, per loro, era una pratica comune. Il mattino seguente fummo convocati dal guru della tribù dei naga. Viaggiamo nella foresta dove, mi dissero, il loro guru stava praticando la sua austera meditazione yogica
sedendo per giorni nella posizione del loto, senza muoversi, senza mangiare e senza bere. Mentre camminavamo tra i cespugli, il naga che parlava inglese e che era diventato il mio traduttore mi informò sul loro capo. Ha abbandonato la sua casa all'età di 12 anni per diventare un naga baba. Molto serio nella disciplina yogica, non ha mai fumato la ganja o altri intossicanti, come facciamo noi, e non si dedica al piacere sensuale. Meditando quasi costantemente, ha ottenuto dei poteri sovrannaturali che sono una meraviglia da vedere. Parla raramente, ma quando lo fa, tutti ascoltano. Ci vollero 6 ore per arrivare allo spiazzo nella foresta dove si trovava il guru dei naga. Il suo corpo, enorme, era raccolto nella posizione del loto e pulsava di potenza. Forse sulla 70, aveva capelli incolti, lunghi e grigi, che si estendevano per un paio di metri sul terreno. Nudo e coperto da una spessa coltre di cenere, aveva gli occhi chiusi in meditazione. Un naga baba batté con il ramo di un albero, un rudimentale timpano primitivo, mentre un altro soffiò in un corno di bufalo per destare il guru e annunciare il nostro arrivo. Il guru aprì lentamente gli occhi. Senza sbattere le sopracciglia, mi fissò. Mi vennero i brividi. Tutti i naga si riunirono intorno per assistere all'evento. C'era un silenzio di tomba. Una voce profonda, quasi roboante, emerse dalla bocca del guru. Perché sprecare la vita? Diventa un naga. Sbattendo il pugno contro l'enorme petto nudo, tuonò. Il naga conquisterà l'illusione. Naga significa uomo. Puntando il dito sul mio viso, scuotendo lentamente la testa, disse a voce alta: diventa un naga baba. Adesso, non domani, adesso. Lo sguardo del guru ardeva fin dentro di me. Sentendomi come un topolino alla presenza di un leone ruggente, mi chiedevo se solo con lo sguardo mi avrebbe potuto ridurre in cenere. Aspettò la mia risposta insieme a tutti gli altri. Cosa avrei dovuto dire? Cosa sarebbe accaduto? Dovevo seguire il mio cuore. Stavo in piedi in silenzio. Passarono lunghi secondi. Il guru naga sembrava guardarmi dentro la mente. In quel silenzio cominciai a sentirmi fiducioso che lui mi avrebbe capito, che avrebbe compreso che, nonostante apprezzassi il suo sentiero, non era il mio. Con uno sguardo di apprezzamento sollevò la sua grande e potente mano e, chiudendo gli occhi in meditazione, mi offrì le sue benedizioni. Sì, Dio ti aiuterà, disse. I naga baba lodarono la mia buona fortuna e tornarono alle loro attività. Grazie alla disciplina yogica, questo guru naga irradiava un potere ultraterreno che incuteva contemporaneamente rispetto e paura. La sua determinazione sembrava inamovibile, come l'Himalaya. Mi sentii onorato di averlo incontrato, ma sentivo che era arrivato il momento di proseguire. Il giorno seguente offrii i miei omaggi al capo, chiedendo le benedizioni per continuare il mio pellegrinaggio. Tutti i naga alzarono i tridenti e gridarono la loro benedizione: Jai Shankar! Voltandomi, ripresi a camminare da solo nella foresta, a piedi nudi. Questa particolare setta dei naga baba condivideva un raro cameratismo. La loro lealtà alla setta e gli uni verso gli altri era autentica e per tutta la vita. In qualsiasi posto andassero, chi li vedeva era spesso impaurito,
perché erano selvaggi, rudi e vivevano in modo austero, ma a loro modo facevano tutto questo per cercare Dio. Partii per visitare Badrinath, in alto sull'Himalaya. Secondo la tradizione, gli uomini, nell'ultima fase della vita, andavano a Badrinath per non ritornare più. Ma per me fu un viaggio impossibile, poiché i sentieri erano bloccati dalla neve e dalle valanghe. Ritornato a Rishikesh, mi trovai in uno dei più importanti ashram della città, Svargashram, dove, con mio grande piacere, fu invitato ad una grande festa in onore di tutti i sadhu. I sadhu sedevano per terra, allineati in due file, una di fronte all'altra, per onorare insieme il cibo spirituale o prasada che era stato preparato per noi. Osservando quanto questi vecchi sadhu potessero mangiare in tali occasioni, ero stupefatto, ma prontamente seguii il loro esempio. Quando finimmo, ci lavammo le mani e molti di noi si stesero a terra, sul lato sinistro, un modo tradizionale per aiutare la digestione. Dopo il riposino, esplorai la zona. Mentre vagavo per un sentiero, incontrai alcuni ricchi pellegrini affascinati nel vedere un ragazzo occidentale vivere in mezzo ai sadhu. Passammo il resto del pomeriggio conversando in una veranda. Verso sera vedemmo uno yogi di circa 40 anni che chiedeva la carità, ma i miei ospiti lo ignorarono. Arrabbiato, si concentrò per insegnare loro una bella lezione. Salì su una sedia per raggiungere una lampadina e svitarla. In piedi, di fronte ai pellegrini, frantumò il bulbo di vetro bollente con la mano nuda. Quando aprì il pugno, ci mostrò che l'aveva ridotto in polvere. Incredibilmente, non c'era traccia né di sangue né di tagli sulla sua mano. E questo era solo l'inizio della sua performance. Mise tutta la polvere di vetro in bocca e, bevendo un bicchiere di acqua del Gange, la inghiottì. I ricchi pellegrini rimasero sbalorditi. Si misero le mani in tasca e ognuno di loro diede una generosa donazione, chiedendo allo yogi di mostrare altri poteri. Per l'impresa seguente, lo yogi andò in un edificio in costruzione, lì vicino, a chiedere un lungo palo di acciaio. Copertosi un occhio con un sottile pezzo di stoffa, tenne in equilibrio un'estremità del palo con l'orbita dell'occhio e l'altra contro la parete. Poi, lentamente si avvicinò alla parete. Il palo di metallo si piegava sempre di più ad ogni passo, finché l'uomo raggiunse la parete, piegando con l'occhio il palo fino a far toccare le due estremità. Gettando da parte il palo, che adesso aveva una forma a U, si scoprì l'occhio, che era rosso per l'irritazione, ma integro. Avevo visto così tanti di questi poteri tra gli yogi che ormai era diventato abbastanza ordinario per me. Ma i pellegrini diedero ancora più soldi allo yogi, chiedendogli come avesse ottenuto quei poteri. Mentre si massaggiava l'occhio con il palmo della mano, spiegò: «Per 20 anni ho vissuto col mio guru in una grotta sull'Himalaya. Guruji si accorse che io stavo usando i poteri che mi aveva insegnato per i soldi e il prestigio. Mi mandò via dall'ashram, maledicendomi a tornare nella società. Lasciando cadere i soldi di quella gente nel suo sacco di stoffa, continuò: «Ora sto raccogliendo soldi per sposarmi. Essendo stato addestrato a fare lo yogi, questo è l'unico modo che conosco per guadagnarmi da vivere. Avevo imparato da tutti, da Swami Rama, che alterava il suo battito cardiaco e muoveva gli oggetti con la mente, fino al mio energico amico che aveva materializzato il seme di Rudraksha, che tali prodezze non dovevano essere riverite o considerate superiori alla semplice devozione a Dio. Ma fu solo in quel momento che realizzai che i poteri mistici non erano per niente spirituali. Quelli che erano riusciti a contrastare le leggi fisiche della natura mi avevano ovviamente impressionato.
molto di quello che avevo visto era proprio miracoloso. Adesso potevo vedere che tali prodezze, scollegate da una significativa ricerca di Dio, erano in realtà senza sostanza. Io cercavo qualcosa di più. L'Himalaya mi aveva dato tanto, ma ancora non sapevo quale forma avrebbe preso la mia adorazione e cercavo di conoscere la ricca varietà di percorsi che c'erano in India. La prospettiva di visitare Varanasi, una città spirituale molto famosa, glorificata nella letteratura indiana, e di approfondire le mie conoscenze sul buddismo e i suoi praticanti a Bodh Gaya, mi spinse a viaggiare a sud-est nelle pianure. Stavo per scendere dall'Himalaya, ma sapevo che vi sarei ritornato. Gli ultimi 4 mesi mi erano sembrati come una vita intera e mi avevano dato tanto da digerire. Tornato alla mia amata roccia nel Gange, ascoltavo la musica del fiume. Là si susseguivano, sullo schermo della mente, le mie esperienze himalayane. C'era il sadhu che mi aveva detto di gettare i vestiti occidentali nel fiume e che mi aveva dato gli abiti da mendicante. C'erano i gioielli di saggezza che avevo raccolto mentre guardavo il fiume, offrendo la mia armonica al Gange e ricevendo il suo dolce canto. C'era la semplicità e la saggezza di Swami Chidananda e le benedizioni ricevute in sogno da Maharishi. C'era l'assorbimento in meditazione di Tat Vallabhabha, le benedizioni della donna lebbrosa, la gentilezza paterna di Kailash Baba, la compassione materna di Ananda Mahima, i poteri yogici di Balashiva Yogi, le tecniche di insegnamento uniche dei Nagababa e le lezioni che avevo imparato da fiumi, montagne, alberi, cielo e animali selvatici. Mentre dicevo addio alle montagne himalayane e a tutta la loro gente, mi sembrava di aver vissuto in queste foreste la maggior parte della mia vita.